Amici di calciomercato.it, ben ritrovati. Nuovo contenuto di Ti Amo Calciomercato. Carlo Roscito e Maurizio Russo in splendida forma. Ciao Carlo. Sì, beh, insomma, un po' di mal di gola, via. Malanni di stagione li chiamano, no? Le cose che non si vedono, però, esteticamente parlando, in forma smagliante. Contenuto sulla Juventus, sì? Quindi avvertiamo tutti gli amici bianconeri che ci seguono che parleremo di Juventus in questo contenuto di circa 10 minuti, partendo da una grafica che ti chiedo subito di spiegare uno per tutti. Qua ci sono tre sagome nere, c'è fagioli in mezzo, spiegaci perché. È il famoso motto dei moschettieri, no? Infatti intanto ringraziamo sempre l'area grafica, ecco, ci abbiamo... fagioli d'Artagnan, no? Uno per tutti. D'Artagnan è lui. Praticamente sì. Cosa sta succedendo alla Juventus? La Juventus la scorsa estate ha speso circa 200 milioni di euro sul mercato per rinforzare la rosa. Qualcuno dice che l'ha fatto bene, qualcun altro che poteva spendere meglio i suoi soldi perché, diciamo, ha investito tantissimo sul reparto di centrocampo, un po' meno sugli altri reparti. A gennaio l'obiettivo è quello di fare un mercato che sia o in pari o in positivo, diciamo, no? Quindi non c'è l'opportunità di investire ulteriormente. Giuntoli dovrà un po' cercare di capire quali strategie seguire per riuscire a rinforzare la rosa, ma senza appunto spendere. Le strade sono sempre le stesse, Carlo: o provi a fare qualche scambio, ma in questo momento appare molto difficile, o prendi il giocatore in prestito, ma anche qui bisogna trovare un club che sia disposto a regalarti, tra virgolette, per 6 mesi un calciatore, senza poi magari mettere l'obbligo di riscatto a giugno. Oppure, ed è questa la strada che andremo ad analizzare in questo contenuto, sacrificare un big per finanziare gli acquisti. La Juventus in questo momento avrebbe bisogno di non uno, non due, ma tre acquisti. Due difensori, sì, perché Bremer e Cabal, entrambi rottura del crociato, stagione finita, quindi un centrale, un terzino sinistro, e poi tra una decina di giorni, ma non lo so quante volte abbiamo sentito dire che tra una decina di giorni tornerà Milik, usiamo il condizionale, dovrebbe tornare Milik. Credo una previsione un po' più corretta potrebbe essere metà dicembre, quindi la Juventus avrebbe la seconda metà di dicembre e magari i primi giorni di gennaio per valutare se Milik sarà davvero in condizione di fare lui il vice Vlahovic per la seconda parte della stagione, oppure se ci sarà bisogno di andare di nuovo sul mercato. Ma Fagioli viene definito un big? Cioè viene considerato un big in questo momento dalla Juventus, da Thiago Motta, perché poi gli acquisti estivi si sono focalizzati un po' tutti in quel reparto, no? Coop Miners, anche se gioca un po' più avanzato, Thuram, Douglas Lewis, Fagioli, mi sembra la naturale conseguenza il mancato impiego di Fagioli o comunque la mancata continuità, perché poi sono arrivati veramente calciatori importanti pagati tanto. La Juventus lo considera un big? L'ha considerato un big in estate? Questa è la domanda che ti faccio. È il discorso che ha fatto la Juventus, Carlo. Ha investito tanto a centrocampo, quindi se c'è bisogno di fare un sacrificio lo facciamo a centrocampo. Due erano un po' i giocatori indiziati. Da una parte Locatelli, che però ha meno mercato e soprattutto ha una valutazione più bassa, forse siamo intorno alla metà. Qual è la valutazione che fa la Juventus di Fagioli? Tra i 35 e i 40 milioni di euro. Piace al Paris Saint-Germain, piace ad alcuni club di Premier League, quindi eventualmente si potrebbe anche riuscire a cedere in modo importante. La Juventus oggi tecnicamente forse Fagioli non è nemmeno un titolare o un titolarissimo della Juventus, diciamo che entra giustamente nelle rotazioni di Thiago Motta, ma se pensiamo alla Juve titolare oggi al centrocampo, Thuram e Locatelli forse sono un passo avanti rispetto a Fagioli. Come riserve ci sono anche McKennie e Douglas Lewis, quindi due posti, cinque giocatori, uno si può sacrificare, appunto
Fagioli è il maggiore indiziato. Sì, poi Koopmeiers è stato impiegato sulla tre quarti prevalentemente. Sì, però ogni sì tanto io non l'ho messo, è vero, hai ragione. L'Atalanta eventualmente, no, parlo anche di soluzioni alternative in caso di emergenza, di assenze, di squalifiche, comunque la Juventus sarebbe coperta anche con Koopmeiers lì in quel ruolo. Sì, 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 all'occorrenza, certo. Nel 4-2-3-1 io lo considero più trequartista, quindi non l'ho messo, no? Però hai ragione, cioè, soprattutto se magari la partita stesse andando male e la Juventus avesse bisogno di maggiore giocatori offensivi, ecco che puoi arretrare un po' a Koopmeiners, magari a centri Yıldız, a spostare Yıldız al centro. Abbiamo la stessa visione di calcio, a quanto ho capito. Tre giocatori, dicevamo, nel mirino della Juventus, cioè tre ruoli, non tre giocatori, perché poi se andiamo a vedere i giocatori nel mirino sono davvero tanti. Partiamo se vuoi dal difensore centrale, no? Si è parlato tanto di Skriniar, ma qui è un problema sia di questione legata all'ingaggio alto, quindi c'è bisogno che il Paris Saint-Germain contribuisca intorno al 50-60% al suo ingaggio. Skriniar stesso vuole certezze, cioè non vuole essere prestato 6 mesi e poi sapere che dovrà tornare al Paris Saint-Germain, vuole certezze, se faccio 6 mesi poi mi riscattate. Si è parlato tanto di Kivior, sia in chiave un po' tutte le italiane, perché lui gioca pochissimo all'Arsenal e vorrebbe appunto avere più spazio. Si è parlato di Dragusin, che è un prodotto proprio della Juventus, poi è scoppiato al Genoa, ma anche lui in Premier League fa fatica. Altro giocatore in Premier League trova poco spazio è Badiashile al Chelsea. Andersen, anche qui al Fulham, sempre in Premier, è giocatore che conosce anche lui la Serie A, avendo giocato nella Sampdoria. Poi ci sono le idee italiane, no? Abbiamo parlato spesso di Ismaili dell'Empoli, abbiamo parlato di Lukumi del Bologna, ovviamente Thiago Motta conosce benissimo. Più difficile, molto più difficile a quanto ci risulta, la pista Jonathan Tah del Bayer Leverkusen, che intanto è difficile che si possa muovere a gennaio, ma poi avrebbe costi più alti, c'è tanta concorrenza anche all'estero, quindi staremo a vedere. Per il ruolo di terzino sinistro invece aspetta, c'è anche un altro nome, ci abbiamo lavorato, se vuoi puoi anche mostrare l'esclusiva del nostro collega Alessio Lento, parliamo di Antonio Silva, perché proprio ieri è uscita questa indiscrezione sul difensore centrale del Benfica. Ecco, ci ha lavorato. Non è questo Alessio Lento, non è questo. Questo no. Ci ha lavorato lui, però. Cosa è venuto fuori? Che il Benfica a gennaio, salvo clamorosi ripensamenti, non ha intenzione di cederlo, anche perché in quel ruolo potrebbe cedere invece Otamendi, no? Il vecchio Otamendi, che potrebbe tornare in Argentina. È disposta a trattare Antonio Silva per l'estate sulla base di 35 milioni di euro, ma a gennaio si fa molto più difficile, quindi c'è bisogno di virare su altri obiettivi. Torno al ruolo di terzino sinistro, qui sono forse solo due ad oggi i nomi interessanti. C'è Chilwell, che anche lui è ennesimo giocatore che trova poco spazio in Premier e che può diventare un'occasione soprattutto in prestito, oppure Tagliafico, argentino anche lui del Lione. Conoscete tutti i problemi che sta attraversando il Lione, addirittura c'è questa sentenza sospesa di retrocessione in Ligue 2 che potrebbe un po' anche falsare il campionato. Insomma, se non rimette a posto i conti il Lione verrà retrocesso, la Juventus può approfittarne per prendere Tagliafico a una cifra, non so, intorno ai 5 milioni, quindi davvero bassa. Infine il ruolo di attaccante di Vice Vlahovic, ricordo legato sempre alle condizioni di Milik. C'è quello Zirkzee che si sta proponendo in tutti i modi. È vero che il Manchester United ora ha cambiato allenatore, quindi magari con Amorim potrebbe, non so, cambiando gioco potrebbe finalmente ambientarsi, però sta di fatto che ad oggi non si è affatto ambientato.
lui con i risultati migliori l'ha avuti proprio con Thiago Motta, quindi il suo sogno è tornare in Serie A e tornare soprattutto ad essere allenato dall'italo brasiliano. Ultimamente è uscita anche la voce di Schick, no? Patrick Schick, ex Roma e Sampdoria. Poi ci sono sempre le piste, ti chiamiamo, di Serie A, che portano o a Lucca dell'Udinese o a Bonny del Parma. Più difficile, a mio avviso, Jovic. È vero, è uscita dal Milan, ma da una parte non so se il Milan dopo Kalulu vuole regalare un altro giocatore che magari riesplode anche lui alla Juve. Dall'altra la Juve non mi sembra così convinta di Luka Jovic. E infine c'è sempre quel francese Kalimu Endo, che piace tantissimo a Giuntoli, che però mi sembra più un obiettivo estivo che non di gennaio. Allora, prima di salutarci, sì, faccio vedere il sondaggio che è stato pubblicato sull'account X di calciomercato.it relativo proprio alla cessione di Fagioli, l'uomo per trovare il budget di mercato per rinforzare una rosa che necessita di tre pedine, almeno come giustamente hai raccontato tu. Il sondaggio è: giusto o meno cedere Fagioli a gennaio? Questo è il responso dei nostri follower o degli amici che hanno votato. La Juve pensa alla cessione di Fagioli, scelta corretta, sì 45,7%, no 54,3%, quindi molto divisa la tifoseria della Juventus, o comunque di tutti coloro che hanno espresso la propria opinione. Sostanziale equilibrio, sì, non me l'aspettavo. Tra la ricerca del budget necessario e la paura di perdere comunque un potenziale grandissimo centrocampista, un top player, ci piazziamo poco oltre il 50%. Sono sincero, Carlo, pensavo in un plebiscito per il no, invece sono pronti, cioè almeno quasi la metà dei tifosi è pronta a sacrificare. Accetterebbero il sacrificio, assolutamente sì. Mauri, grazie per il contenuto, salutiamo tutti. Grazie gli amici, a te, Carlo. Account social, attivate le notifiche anche sul canale YouTube per tutti gli aggiornamenti. C'è il sito internet www.calciomercato.it. Ciao a tutti, ciao Mauri, alla prossima. Buona serata. Ciao, ragazzi.